Colpo Gobbo a Milano. Non si tratta di una commedia all'italiana, ma del concorso Miglior Sommelier d'Italia 2011, organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier in collaborazione con il Consorzio Vini della Franciacorta. Far arrivare degustatori professionali da tutta Italia nel Teatro Puccini è piaciuto molto ai vertici di AIS, tanto che Milano potrebbe diventare sede stabile dei concorsi nazionali. La Lombardia, come sapete, mi sta parecchio nel cuore, non soltanto perché per motivi istituzionali frequento moltissimo Milano, ma proprio perché in questo momento tanto l'AIS Lombardia di Fiorenzo Detti quanto il gruppo dell'AIS Milano di Osem Eldin ci ha dato un supporto notevolissimo. Senza di loro, ma non è piaggeria, ma non è giusto per fare un commento approssimativo, ma veramente senza il loro appoggio, senza la loro dinamicità, senza la loro professionalità probabilmente non saremmo riusciti a fare e a organizzare questo evento in maniera così corretta, adeguata e piacevole. L'evento di Milano è stato l'occasione per fare il punto sulla guida Vini Plus 2012, già in stampa, pronta per la distribuzione. Ha un ruolo fondamentale, credo, nel panorama della ristorazione e del consumatore lombardo. Una pubblicazione che anche in virtù delle ultime novità che l'hanno messa più su web e sui palmari possa essere uno strumento efficace. E mentre sul palco il concorso andava avanti tra le diverse prove, per la cronaca ha vinto il lucchese Gabriele Del Carlo, dietro le quinte nel foyer del teatro i sommelier volontari contribuivano al pieno successo dell'iniziativa. Siamo un gruppo più grande che in altre situazioni e più persone ci sono che possono avere idee, più idee poi concrete si portano sulle notizie, sui notiziari che poi vengono pubblicati. Non posso dire veramente oltre grazie a tutta la squadra che ha lavorato. Una grande soddisfazione oggi è vedere quasi oltre 100 delegati di tutta l'Italia che tornano a casa con un bel sorriso. Vedere il nostro teatro qui è gremito con oltre 500 persone vuol dire che la città vive proprio questa passione per il vino e risponde molto bene. Sul fronte del concorso per la Lombardia si chiude un'epoca, quella della vecchia guardia dei Perazzo, dei Garbuio, degli Antonini e dei Bonera che hanno indossato nelle passate edizioni la fascia tricolore e che oggi vedono il successo del modello toscano con una preparazione specifica capace di imporsi con tutti e tre i finalisti. La Lombardia ha sempre espresso degli ottimi sommelier che si sono distinti alla grande e ritengo che oggi la Toscana con questi tre finalisti abbia dimostrato anche lei di avere delle grandi figure. Il settimo posto di Emanuele Riva, miglior sommelier della Lombardia 2011, lascia ben sperare, ma bisognerà lavorare ancora per mantenere una presenza importante della regione nell'albo d'oro dei migliori sommelier d'Italia. Ho potuto vedere la correzione del test e so dove devo migliorare, e non mi sento tanto lontano e voglio mettercela tutta come ce l'ho messa fino adesso. Emanuele comunque ci ha dato una grande soddisfazione perché oggi mi pare che sia arrivato settimo con i punteggi suoi dello scritto, per cui è un ottimo risultato questo. Perché giustamente, essendo giovane, ha bisogno anche di capire come funzionano questi concorsi e quindi prossimamente sicuramente potrà darci grandi soddisfazioni. Appuntamento all'edizione 2012 del concorso Miglior Sommelier d'Italia, che probabilmente si svolgerà ancora una volta sotto la Madonnina.